Benvenuti nella guida Cite This For Me della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Cite This For Me è uno dei programmi più usati, sia in Italia che nel mondo, per creare automaticamente le citazioni e costruire così la propria bibliografia. È free online all'URL www.citethisforme.com/it. La prima cosa che dobbiamo fare e scegliere lo stile citazionale. Adesso risulta selezionato l'Harvard, ma io ho bisogno dell'APA Style. Seleziono quindi stile citazionale e scelgo APA sesta edizione. Poi scegliamo il tipo di documento. I più frequenti sono sito web, articolo di rivista accademica e libro. Selezionando altro troviamo i meno comuni, ad esempio capitolo di libro edito, oppure atti di convegno, eccetera. Facciamo subito un esempio e cerchiamo un articolo di rivista accademica. Mi chiede di cercare per titolo oppure per DOI. Vado all'articolo che ho aperto in un'altra finestra. Seleziono il titolo, lo copio e torno al sito di Cite This For Me. Lo incollo e lancio la ricerca. Il primo risultato corrisponde all'articolo che stavamo cercando. Lo seleziono. Ecco la bibliografia. Il primo elemento è la citazione nel corpo del testo, in text. Quindi cognome dell'autore, virgola, anno. Gli elementi della citazione devono essere inseriti tra parentesi, a meno che l'autore non sia menzionato direttamente nel testo. Il secondo elemento è la citazione per la bibliografia finale. Come vedete, la citazione è formattata secondo le regole APA. Quindi, cognome dell'autore, virgola, iniziale del nome puntata, anno, tra parentesi, punto, titolo dell'articolo, punto, titolo della rivista, virgola, volume, il tutto scritto in corsivo, numero del fascicolo, tra parentesi, virgola, pagina iniziale e finale, punto, URL. Il vantaggio di questo programma è indubbiamente la rapidità. In pochi secondi abbiamo preparato una citazione senza rischiare di commettere errori di digitazione o di dimenticare magari di trasformare in corsivo il titolo della rivista e il volume. Il limite è la scarsa personalizzazione. La sesta edizione del manuale dell'APA include 77 diversi formati di citazione che non possiamo ritrovare al 100% in questo programma. Ad esempio, nelle regole APA, su come scrivere la citazione dell'articolo, non è previsto che sia riportato l'URL, mentre noi prima l'abbiamo trovato nella citazione creata dal programma Cite This For Me. Dovremo quindi manualmente cancellare questa parte della citazione. È comunque una buona base da cui partire. Per avere una personalizzazione maggiore e altre funzioni più avanzate, potreste usare invece i Reference Manager, come EndNote o Zotero. Per scoprire come migliorare sempre più il tuo modo di fare ricerca, guarda gli altri tutorial di BiblioLearning e chiedi al bibliotecario attraverso i forum.